Il termine piuma viene praticamente sempre utilizzato solo accoppiato con i volatili. In realtà, oggi scopriremo che è possibile abbinare questo termine anche con un prodotto tecnologico. Stiamo parlando infatti del nuovo Wiko Ridge 4G, uno smartphone con un ampio display, ma solo 125 grammi di peso, una vera piuma che adesso andiamo a scoprire insieme. Wiko Ridge 4G l'abbiamo già visto in occasione dell'annuncio a Barcellona al Mobile World Congress. Oggi finalmente lo abbiamo in mano nostra e finalmente lo possiamo provare sul campo con una ROM ben rodata e con il prodotto definitivo. Partiamo subito dallo scoprire cosa contiene la confezione. Eccolo qua, il prodotto in versione black. Vi sono altre colorazioni, c'è quella nero e silver. C'è quella nero e blin, nero e clementina e bianco e gold. Sono tutte colorazioni molto molto belle, molto molto piacevoli che si sposano perfettamente con questo tipo di prodotto. Ma mettiamo da parte un attimo il nostro Wiko. Continuando nella confezione abbiamo un po' di manualistica, abbiamo un caricabatterie davvero compatto, davvero bello e qui vengono racchiuse le cuffiette di tipo in-ear di buona qualità e soprattutto con cavo piatto anti-ingarbugliamento. Stesso cavo piatto anti-ingarbugliamento anche per il caricabatterie, quindi il cavetto micro USB-USB. E come ultima cosa troviamo degli altri gommini e i comodissimi adattatori per la SIM card. Questo prodotto è un device abilitato alle reti 4G, come dice già da sé il nome, e permette un trasferimento dati fino a 150 megabyte per secondo, quindi una velocità molto molto elevata. Andiamo a vedere subito il device, 5 pollici di display, tecnologia IPS con risoluzione 1280x720 pixel, tasti a schermo che quindi vanno a mangiare un pochettino del display, un po' della dimensione del prodotto. Abbassiamo un attimo la luminosità. Intanto avete visto che abbiamo il sensore di luminosità automatica. Già che parliamo del sensore di luminosità, diciamo che questa, secondo me, è una delle pecche di questo prodotto. Perché dico così? Perché sembra un po' pigro nell'adattare la luminosità e soprattutto a volte ha degli sbalzi strani che affaticano un po' la vista, quindi magari si abbassa un po' la luminosità, ma poi ritorna alta per riabbassarsi e ritornare alta. A volte fa questo scherzo e devo dire che non è molto piacevole da vedere. In generale il sistema funziona in modo fluido. Siamo ancora su Android KitKat in versione 4.4.4. Speriamo che presto arrivi Lollipop, anche se non abbiamo la necessità, non sentiamo il bisogno di un passaggio di versione. Wiko ha deciso di personalizzare leggermente la user experience di questo prodotto. Infatti non abbiamo più il menu delle applicazioni, quindi non abbiamo più il drawer, ma abbiamo tutte le app mostrate sulle schermate. Quindi vedete, ci basterà scorrere a destra o a sinistra per andare a recuperare le nostre applicazioni. Praticamente quelle che vedete qua sono tutte preinstallate. L'unica cosa che abbiamo installato, se non ricordo male, è WhatsApp e i social network. Per il resto è tutto preinstallato, icone personalizzate dal produttore, ma effettivamente la personalizzazione si va a fermare abbastanza a questo livello.
Prima di passare a parlare un po' dell'hardware che contraddistingue questo Wico Ridge 4G, andiamo a dare uno sguardo all'esteriore, all'estetica di questo prodotto. Perché? Perché Wico ha fatto un prodotto davvero bello, davvero piacevole da utilizzare e soprattutto assolutamente leggero. Come dicevo nell'anteprima, abbiamo un peso di appena 125 grammi, per delle dimensioni che sono 143x72 per appena 7,5 mm di spessore. Spessore che, quando lo andiamo a guardare, ci permette anche di mettere in luce questa finitura metallica che troviamo sui due lati. Invece, il lato superiore e il lato inferiore sono curvati. E hanno questa finitura davvero molto molto bella. Anche al posteriore abbiamo una finitura in simil pomice che non a tutti piace. A me, a dire la verità, non piace moltissimo perché ha una sensazione strana, particolare, non so. Io preferisco avere un prodotto liscio, quindi che sia metallo, che sia policarbonato, non mi interessa. Però non so, non l'apprezzo più di tanto questa finitura. Al posteriore abbiamo uno speaker di sistema molto potente, poi lo andremo a sentire, logo Wico, fotocamera posteriore da 13 megapixel con autofocus e flash LED che potete vedere qua. Bilanciere del volume e tasto di accensione blocco o sblocco del device sulla destra, pulitissimo il lato sinistro, superiormente il jack da 3,5 mm e inferiormente il microfono e la porta micro USB. Sembrerebbe che il prodotto non possa essere aperto. In realtà ci avvaliamo dell'entrata della micro USB e possiamo rimuovere la cover. Cover davvero molto sottile. Vediamo subito che la batteria è integrata, quindi non la possiamo rimuovere. È una batteria ai polimeri di litio da 2400 mAh. La scelta di integrare la batteria è dovuta al fatto che Wico ha dovuto contenere i pesi e soprattutto lo spessore. Quindi batteria spalmata su tutta la totalità del prodotto, ma perde la possibilità di essere rimossa. Non sentiremo la mancanza della rimozione della batteria perché con utilizzo normale riusciamo abbondantemente ad arrivare a sera, anzi, riusciamo ad arrivare anche oltre la cena. Con una singola ricarica. Un utilizzo più intenso invece ci va a consumare un po' più di batteria, soprattutto sotto rete LTE. Ma devo dire che nel mio utilizzo quotidiano, standard, tranquillo, senza troppi problemi, si è arrivato assolutamente a fine giornata in tranquillità. Abbiamo due vani. Da un lato abbiamo la micro SIM e dall'altro abbiamo la possibilità di andare ad inserire o una micro SD fino a 64 GB di memoria che vanno ad espandere i 16 GB già integrati, oppure è possibile andare ad inserire una nano SIM. Devo dire che ho provato, purtroppo la nano SIM da questo slot non veniva letta, mentre invece veniva perfettamente letta la micro SD, quindi probabilmente c'è stato qualche danneggiamento o non so. Invece, per quanto riguarda la rete, funziona decisamente bene, non ho mai avuto particolari problemi, sia per quanto riguarda la rete telefonica, ma anche per quanto riguarda il Wi-Fi. Non è un mostro di potenza, di recezione del Wi-Fi che è BG e N, ma devo dire che non mi ha mai neanche lasciato a piedi, quindi prende abbastanza bene un po' ovunque. Rete telefonica che anche questa va bene proprio come la navigazione GPS. Per quanto riguarda il resto della connettività, abbiamo anche il Bluetooth 4.0. All'interno di questo prodotto cosa troviamo? Beh, troviamo un processore Snapdragon 410 A53, è un quad core da 1,2 GHz, il tutto per muovere in modo fluido e senza lag, senza impuntamenti, l'interfaccia e il prodotto. Prodotto che ricordiamo fin da ora è destinato ad una fascia medio-bassa del mercato. 2 GB di memoria RAM, sì, avete capito bene. Wico ha integrato 2 GB di RAM in questo prodotto e infatti si vede
grazie alla fluidità. Inoltre, grazie a CleanMaster che è preinstallato sul prodotto, ogni tanto ci viene offerta la possibilità di andare a pulire la RAM e quindi a velocizzare ulteriormente il nostro device. Altre applicazioni particolari non ne sono state installate, a parte la Touchpal X, che è la tastiera di default su questo prodotto, che può piacere, può non piacere, in realtà non dà particolari problemi. A me non piace più di tanto perché non va a correggere sempre in modo adeguato le parole. Inoltre, una cosa che non mi è piaciuta è il feedback della vibrazione. Fortunatamente è possibile andarlo a settare come meglio crediamo, andando a aumentare o ridurre l'intensità della nostra vibrazione semplicemente agendo sui settaggi. Quindi avrete il vostro cursore che vi permetterà di andare a selezionare quanto far vibrare forte il vostro prodotto. Cam anteriore da 5 megapixel per una buona qualità. Ma andiamo subito a vedere come realmente funziona il prodotto. Entriamo nel tastierino numerico, vedete classica interfaccia Android stock, chiamiamo il 414, volume al massimo. Le chiamate sono buone, noi sentiamo bene, dall'altra parte ci sentono bene. Forse leggermente basso il viva voce, che non riuscirete ad utilizzarlo con facilità se siete in macchina, ad esempio. Per il resto, le chiamate sono decisamente buone. Messaggistica, abbiamo detto della tastiera. Facciamo un nuovo messaggio. Vedete, possiamo avere questa tastiera personalizzabile come vogliamo, con anche la possibilità di utilizzare lo swipe. Non è particolarmente piacevole, lo ripeto, da utilizzare, da gestire. Fortunatamente abbiamo la possibilità di settarla come meglio crediamo e andare a selezionare impostazioni, skin, quindi interfacce e tutta una serie di settaggi che vogliamo abilitare oppure no su questa tastiera. Le mail arrivano bene, vengono inviate senza particolari problemi, non c'è la gestione del testo a dimensione normale, nemmeno nel browser web che funziona bene. Già che stiamo parlando di navigazione web, andiamo a vedere come si comporta il prodotto. Abbiamo già la nostra pagina, ricarichiamo il nostro techdifferent.it. La navigazione è abbastanza fluida. Con dei siti web molto molto pesanti, beh, abbiamo qualche leggero rallentamento, ma devo dire che non ci si trova più di tanto in difficoltà con questo prodotto. Proviamo ad entrare in un articolo per vedere anche la velocità di caricamento. Ed ecco qua. Vedete, praticamente sito già disponibile, già possibile leggere tutto quello che riguarda questa news. Entriamo anche nel nostro campo di testo. Vedete, nessun tipo di problema da questo punto di vista. Avete visto che tenendo premuto il tasto cancella c'è una vibrazione prolungata, come se tutti i piccoli vibrazioni andassero ad accumularsi e poi a un certo punto, pam, sparisce completamente la vibrazione, come se andasse ad incantarsi un po' il motorino. Quindi davvero da rivedere, secondo me, questo punto della vibrazione. Ma continuiamo con l'analisi del nostro software. Passiamo alla parte multimediale. Abbiamo la radio FM che funziona bene, ovviamente è necessario l'utilizzo delle cuffie. Video che adesso vi faccio vedere come vengono riprodotti. Il nostro classico DVX non parte, avete visto? Questo è il nostro Full HD solito. L'ho riprodotto in modo sublime, molto 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 veloce, senza particolari problemi. Una cosa che potete notare già da ora è quanto scarno e poco curato
l'ambiente dei video, l'ambiente anche della musica. Quindi un semplice elenco, uno sotto l'altro, di tutti i nostri video, di tutte le nostre canzoni, senza una grandissima interfaccia. Vedete, sembra uscito dal passato come classificazione. Andiamo ad aprire il nostro player, classico. L'audio è buono, sentite, in riproduzione musicale anche con i video siamo ad un audio molto potente, un po' in disaccordo con quanto detto prima per quanto riguarda la parte del viva voce. Usciamo, andiamo a vedere la galleria, ce l'abbiamo qua, le nostre classiche foto per farvi vedere i colori e la resa anche dei neri. Buona la qualità di questo display, davvero non ci sono particolari problemi, lo riusciamo a vedere anche sotto la luce del sole senza difficoltà. L'unico limite è, appunto, dicevo prima, il sensore di luminosità. Abbiamo un gestore di file, quindi un file manager, e ora andiamo a vedere la fotocamera. L'abbiamo lasciata per ultima. È una fotocamera da 13 megapixel, davvero tanti. Purtroppo solamente a 10 megapixel avremo la nostra fotografia in 16 noni, altrimenti è in 4 terzi. Autofocus e flash di buona potenza, non estremamente potente il flash di questo prodotto. In modalità notturna abbiamo delle foto abbastanza rumorose. E abbiamo anche la possibilità di andare ad attivare l'HDR. Per quanto riguarda le foto di giorno o comunque in condizioni di buona luminosità, nessun tipo di problema, foto degne di un prodotto di fascia media, diciamo. Cam anteriore di buona qualità, senza troppo eccellere comunque. Il prodotto, devo dire che a me è piaciuto abbastanza, anzi, devo dire che mi è piaciuto più che abbastanza. Ha un bel design, ha una bella ricercatezza e funziona molto bene in ogni sua parte. Ovviamente dobbiamo rapportare il prezzo del prodotto a quello che effettivamente offre e devo dire che 229 euro di listino sono già un ottimo prezzo. Per questo prodotto online lo troviamo a circa 20-30 euro di meno, che ovviamente non fanno una grandissima differenza, ma rendono ancora più appetibile l'acquisto di questo prodotto. Con un semplice swipe verso l'alto possiamo andare a scegliere i widget, i wallpaper oppure gli effetti di transizione che vogliamo sul nostro prodotto, oppure anche senza dover andare là in alto possiamo abbassare la nostra tendina direttamente con uno swipe verso il basso. Vi faccio vedere il menu delle impostazioni, abbastanza classico, niente di trascendentale, niente di particolare e devo dire che comunque il prodotto si comporta sempre molto molto bene. 229 euro, dicevamo, prezzo più che accettabile per questo device. Io direi che possiamo concludere qua. L'unica cosa che va ricordata è che sarete protetti anche con il Gorilla Glass 3, che va quindi a rafforzare e a rendere più sicuro il vostro display. Iscrivetevi al nostro canale, condividete questo video e soprattutto lasciateci un bel po' di commenti su questo prodotto. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima. Tech Differ. Ciao a tutti!